Giorni prima, chiamando l'amica e di ritorno da San Frediano, dove aveva accompagnato Libero, Ersilia era una donna contenta di stare al mondo e della propria giornata. Ora che sua madre le custodiva il bambino, lei avrebbe confezionato fiori notte e giorno, se fosse stato necessario. A 23 anni, con la sua intraprendenza e la sua salute, la felicità domestica che la compiva, le difficoltà attuali non le apparivano peggiori di quelle superate nel passato. Scendendo ponte alla Carraia si era ripetuta che forse, lasciato solo con la nonna per le strade di San Frediano, Libero avrebbe imparato prima del tempo a parlare sguaiato. Poco male, non pensava di educarlo come un signorino e poi lei gli avrebbe fatto la ramanzina. Aveva 2 anni nemmeno, ma sapeva di già ascoltare. Per il resto, Libero sembrava le volesse assomigliare nel non riuscire a piantare vere radici in Santa Croce, anche se lui in questo quartiere c'era nato. Quando Ersilia lo conduceva in piazza, sì, giocava con quei bambini, ma non si divertiva e non rideva come si divertiva e rideva con quelli di San Frediano, col nipote di Fioravanti il Tornitore, col figlio dei Gimignani, Spartachino, e coi 2 gemelli di Miranda che avevano l'argento vivo addosso, come la loro povera mamma. Forse perché in San Frediano gli facevano gran festa appena lo vedevano, sia i maschi che le bambine, specialmente Iole, che era la più grande, andava a scuola ed era sempre tutta riccioli e più bionda dell'oro. Per lei, Liberino, sembrava averci addirittura una passione. La chiamava Lole e chiamava Nina Marina, la sorellina di Spartaco, che aveva appena 13 mesi. Camminava ed era più alta di lui. Però lui era più grasso. Non che Marina mancasse di salute, soltanto che Libero era più grasso. Lo riconosceva anche Annita. Mi va tutta per lungo questa creatura. Presente l'amica che l'aveva raggiunta e sotto dettatura della madre, Ersilia aveva scritto al fratello, laggiù nel tacco dove si trovava, in terre ballerine. Digli che domani gli spedisco un vaglia di uno scudo. Di suo, Ersilia ci aveva aggiunto i saluti e messo dentro la busta una cartina da 2 lire. Quando se ne andò, Libero la guardò appena, tutto preso dai suoi giochi. Annita disse, è la nuova generazione. Speriamo siano più felici di noi, lei rispose, ma ridendo, così tanto per dire. Poi Annita l'aveva accompagnata fino al ponte alla Carraia, insieme avevano parlato dello sciopero e di Giannotto e Metello che, per il fatto di essersene trovati a capo, si esponevano più degli altri. D'altronde, se non avessero agito così, non sarebbero stati loro. Strada facendo, si erano fermate dall'usuraia di Camaldoli, che li aveva nelle mani. Anche se non potevano versarle la rata, conveniva sempre farsi vedere. La signora Lorena non era una strozzina, in fondo si poteva dire facesse del bene, specie se la si trovava di buon umore. Era vecchia decrepita, ma col cervello desto più del loro. Il suo umore andava a giorni, come il tempo, e secondo si facevano sentire la gotta e l'artrite. Viveva sola con 3 gatti, 2 tortore e 1 colombo, mezza inferma dentro una poltrona. Il via vai della gente era la sua unica distrazione e con la miseria che stava di casa in San Frediano poteva essere certa di distrarsi tutto il tempo che le restava da vivere. Contrariamente a quanto si sarebbe potuto immaginare, non era bacchettona, anzi, fumava il sigaro e le scappavano di bocca certe parole. Da giovane aveva corso la sua cavallina, tanti anni fa, quando c'era ancora Canapone. Non si era risparmiata, ma aveva saputo risparmiare. Ora si diceva che la malavita di San Frediano la proteggesse, ma anche che avesse fatto testamento a favore delle suore che rieducano le giovani traviate. Annita disse,
Speriamo di capitare in uno dei suoi giorni pari. Furono fortunate, la signora Lorena gli volle perfino offrire un goccio di rosolio e gli raccontò delle storie che, malgrado Ersilia e Anita non fossero né ipocrite né signorine, lo stesso le fecero arrossire. Tuttavia, a loro volta, non sarebbero state loro se non avessero colto la palla al balzo dal momento che la signora Lorena era così ben disposta e allegra. Uscirono con in mano ciascuna 10 lire e quasi gli sembrava di averle trovate per terra o che la vecchia gliele avesse regalate. Idina! Era con questo stato d'animo fiducioso e forte che l'aveva chiamata e per chiederle un parere, lei che sembrava avere buon gusto e seguiva la moda, siccome Adelaide Roini, dalla quale era passata dopo aver salutato Anita, le aveva detto: "Fai tu, mi fido. Tieni presente che ho soprattutto bisogno di articoli di guarnizioni, cose minute che vadano bene sui cappelli e sui vestiti. Viole, margheritine, ciclamini, vedi tu. Inventali, affidati alla fantasia. Ma ne ho bisogno subito. Mettiti sotto, siamo in piena stagione." E poiché era una giornata in cui le cose andavano tutte per il verso giusto, se ti serve un anticipo, dillo, ti serve? Ma... E per non apparire strafottente, mi basterebbero 3 lire, aveva detto. Prima di tornare a casa, dirottò su via dei Cimatori. Era tanto tempo che Metello non provava la soddisfazione di togliere l'olio a un fiasco intero, di quello buono che secondo lui ci aveva soltanto il Chiti. Ersilia era certa di trovare il marito in casa e di fargli questa sorpresa. Intanto il rosolio le aveva messo sete. Ma fermarsi a bere nella mescita Chiti, una donna sola, o entrare in un caffè, non stava bene. Ma al banco dell'acquaiolo di Piazza Santa Croce, dove la conoscevano, ci comprava sempre il gelato da un soldo per liberino. Lì poteva. Chiese un bicchiere d'acqua con lo schizzo d'anice, costava gli stessi 5 centesimi, e lo beve d'un fiato. Infine, aveva allungato il passo per arrivare presto da Metello, si sentiva in colpa di essersi così attardata. Avrebbe aperto la porta e gli avrebbe presentato il fiasco di vino. "Guarda qui che boccio, cavaliere!" gli avrebbe detto. Trovò la casa vuota. Metello era già uscito. Si dispiacque, come diciamo le fosse scomparso qualcosa che sapeva di possedere, ma subito si consolò. Gli farà festa più tardi, quando torna a cena. Pensava di fargli trovare la pasta asciutta e la carne e le ciliegie di cui era ghiotto. Gliene era rimasta la voglia, soleva dire, fin da bambino, a furia di vederle maturare nell'orto della fattoria e di non averle mai potute assaggiare. Nel frattempo, preparando la cena, avrebbe riflettuto a cosa fare per la vedova Roini. Aveva pensato a dei fiori di campo che avessero la forma di papaveri, ma che invece di essere rossi o gialli fossero un po' gialli, un po' rossi, un po' celesti, un po' rosa, e che in ciascuna, la corolla fosse di un colore sempre diverso da quello delle foglie. Si trattava, volta per volta, di indovinare l'intonazione dei colori. In un papavero rosa, per esempio, ci stava bene la corolla azzurra. E poi... Per questo si era affacciata alla finestra e aveva chiamato Ida, che aveva buon gusto e perché in due ci si consiglia meglio che da soli. "Idina! Oh Ida!" Udì finalmente la sua voce e subito lei apparve al davanzale soprastante. Si teneva una mano al collo della vestaglia ed era mezza spettinata. "Mi ero stesa sul letto e con quest'afa mi è venuto un sopore. Posso salire un momento da lei? Vorrei chiederle un parere." "No, mi aspetti, scendo io, ho il tempo di infilarmi un vestito." Ersilia scosse il capo. Quella, pensò, basta abbia un pretesto per uscire di casa. Sembra avere a noia tutto quello che è suo. Traversò la cucina e andò ad aprire la porta e a lasciarla socchiusa per la bella Edina. Le parve di udire un fruscio lungo le scale, non volendo, si sporse sul pianerottolo. Restò basita. Fu, avrebbe detto in seguito, come se d'un tratto mi si fosse gelato il cuore. Nell'uomo che scendeva in fretta, goffamente, cercando di mantenersi sulla punta dei piedi come un ladro e che ora stava per raggiungere la porta di strada, aveva riconosciuto Metello. Tutto accadde nel giro di alcuni secondi. Ella fece per chiamarlo. Metello, ma le sue labbra si mossero, non uscì la voce.
Corse alla finestra, egli non era più sulla strada. Pensò di essersi sbagliata, che si trattasse veramente di un ladro o di un amante dell'Idina, dunque la riteneva capace? Oh, era Metello, e come? Sortiva adesso sulla strada, rasente il muro, senza voltarsi indietro, girando apposta dietro le diligenze, come un ladro, davvero. Era sparito. Lei restava piegata sul davanzale, si sentiva un pugnale infilato in petto e uno dietro la schiena e le sembrava di non potersi più muovere di lì. Invece, com'è facile riavversi e prendere una decisione, cambiare faccia tutto in un momento? È facile come deve essere facile uccidere nel momento in cui si uccide. Cosa mi racconta? Disse entrando Lidina. Volevo chiederle un consiglio su certi fiori che dovrei fare. Ha avuto un'altra ordinazione? Già, pensavo, mi ascolti bene. Le spiegò la sua idea dei papaveri rosa, verdi, crema, anche neri. Intanto si era fatto scuro, era andata in camera e rientrando col lume acceso aveva scoperto Ida che si guardava nel vetro della dispensa come chi teme di trovarsi in disordine e furtivamente si ricompone. Che ne dice? Sarà un successone. Perché non mi dà una mano ad accozzare più tinte possibile? Si imparano mille cose in un istante. Non occorre essere stati a scuola. Quando la vita ti colpisce a tradimento con le sue cattiverie, basta avere una spina dorsale che ti mantenga in piedi. Ersilia ne faceva in quel momento una dolorosa esperienza. La sua lealtà, il suo coraggio, la sua abitudine di affrontare a viso aperto le ingiustizie e i dolori che non le erano stati risparmiati, alla resa dei conti l'avevano sempre trovata vincitrice o comunque preparata a subirne l'irreparabilità. Se questo mondo è una giungla, ella era nata e vissuta in quella piccola foresta particolarmente intricata che era Sanfrediano. Nondimeno c'era questa sua naturale solarità, questa oasi e questa radura del cuore che ogni volta la illuminavano e le permettevano lo scampo. La stessa disgrazia che le aveva rapito il padre, ad esempio, e che aveva rappresentato la congiuntura più sofferta e drammatica della sua vita aveva favorito il suo incontro con Metello. L'eterna forza dei semplici di affidarsi e nello stesso tempo di non arrendersi al proprio destino. Male non fare, paura non avere. La sua fiducia nella vita, infine, aveva sempre trovato un esatto rapporto nella spontaneità, nella chiarezza, diciamo, e nella costanza dei suoi atteggiamenti e dei suoi affetti. Ora, per la prima volta era stata colpita alle spalle e non per questo era crollata, ma la sorpresa le aveva inibito una subitanea ribellione. Lo stupore aveva sopraffatto l'offesa. Forse da questa esperienza ne sarebbe uscita più amorosa, più comprensiva, più saggia, ma definitivamente disincantata, meno franca, meno spontanea e cordiale. Questo avvenimento, che d'ora in avanti l'avrebbe costretta a diffidare del proprio istinto, a cautelarsi contro l'intrigo, segnava inconsciamente il suo congedo spirituale dalla giovinezza. Già le era bastato un istante per possedere compiutamente l'arte della dissimulazione, questo ripugnante magistero a cui gli uomini sembrano aver affidato l'equilibrio dei loro rapporti. Sia buona, mi dedichi qualche minuto. Ma anche un'ora, ma anche due, sapesse come mi diverte un lavoro di questo genere? La cannella dell'acquaio gocciolava, non si sentiva, ma lo stesso Ersilia si alzò e la chiuse. Ha visto se quando ho avuto bisogno, ha visto se quando ho avuto bisogno l'ho cercata? Ora la voce dei pochi minuti prima per chiamare Metello le era venuta a mancare, risuonava calma, pausata. Recitare la commedia e caricare di familiarità le proprie espressioni, disporsi all'adulazione perfino, diventava lo stesso facile. Un gioco, doloroso tuttavia. Lei che ha buon gusto, lei che dalla sarta sfoglia i figurini, le diceva, e la seguiva in ogni suo gesto, in ogni batter di ciglia, in ogni moto delle mani, spiando il suo viso, cercando il suo sguardo, per completare con tante piccole prove la certezza che aveva di trovarsi di fronte all'amante di Metello.
e nello stesso tempo aveva ancora confusamente per farsi una ragione di come ciò fosse potuto accadere. Oh, da che ora si è buttata sul letto? Saranno state le 3. Allora ha fatto una bella dormita. Il dominio di sé non accendeva di immagini la sua fantasia. La sua mente non si esaltava, era un dolore tutto fisico che la possedeva, come se materialmente questa era la sensazione, il cuore non fosse più dentro di lei e al suo posto il segno della vita si fosse stabilito alle tempie che le martellavano all'unisono, tanto che sedutasi e fingendo un atteggiamento naturale, sorridendo, vi premé sopra la punta delle dita. La fissò a lungo mentre parlava. Protetta dal riflesso del lume, Ida, la belleidina. Il suo viso era stanco, appena incipriato, un giro di piumino dato in fretta. Risaltavano ancora più uniti delle ombre sotto gli occhi. Si accorse che le mancava un orecchino e calma, trattenendosi le tempie. Sto per darle un dispiacere, le disse. Sa che ha perduto una bucola? La vide trasalire un attimo che subito, ma toccandosi prima l'orecchio dove la bucola c'era, rispose: Sì, lo so, mi si è rotto il fermaglio mentre dormivo. Ora Ersilia fu sul punto di gridare. Lo sforzo che fece per dominarsi le serrò lo stomaco. Non sarebbe stata capace di continuare la commedia. Era una principiante, dopo tutto, il suo spirito non era quello di un animale che si rintana leccandosi la ferita. Ma arrivò Cesare, annunciandosi col solito fischio dalla strada. Ida si alzò, insolitamente sollecita, per andare incontro al marito. Metello rientrò un'ora dopo ed Ersilia era uscita e tornata nel frattempo aveva comperato la pasta, le ciliegie, acceso il fuoco e apparecchiato. Ne aveva dimenticato di fermarsi dal tabaccaio. In mezzo alla tavola, sulla tovaglia di bucato, c'era il fiasco del vino con il batuffolo di stoppa infilato nella paglia. È più che una sorpresa, gli disse. È una vincita al lotto, se lo sapevi, invitavo del buono. Era come sempre padrone di sé e pronta alla battuta. Si informò di Libero e le parlò dello sciopero. Se non arrivano questi soldi della sottoscrizione, le cose pigliano una brutta piega, disse. Con la fame non si ragiona. Ce n'è già più di uno che mette in discussione di tornare sul lavoro. E quell'Annita in specie, lui no, lui è per continuare. Ma promette poco di buono, ha la bava alla bocca. Stasera siamo dovuti scendere di corsa. Io, Giannotto il tedesco, aveva preso di petto Olindo e lo sbatteva contro il muro. Olindo, perché non si è fatto più vivo? Potevi portar lui a cena, anche se non sapevi che c'era questo rialto. Ha avuto tornare a Rincine. C'aveva i soldi per il treno, non so chi gliel'abbia dati. Parlava come ogni sera, non era né distratto, né accigliato, pensava proprio a quello che diceva. Era un innocente, non aveva né le mani sporche di sangue né il vestito strappato. Per via del caldo si era messo in camiciole e mutande, era sbarbato, e bello, e forte, come lei lo conosceva. Mangiava con gusto, schioccando la lingua, dopo bevuto il vino. Le propose di uscire, appena avessero cenato, di andare a prendere un po' di fresco, lungo l'Arno. Ci si siede una mezz'ora sulle spallette, si fa quattro chiacchiere se passa qualcuno, magari si arriva fino a San Frediano, si guarda come si è addormentato il bambino. Devo mettermi a lavorare, lei disse. Sabato voglio consegnare un campionario alla Roini. Va bene, resta a farti compagnia. Nemmeno si accorgeva della sua mestizia, per quanto ella, se lo proponesse, non le riusciva di sorridergli. Ma non covava dell'animosità, lo guardava e non riusciva a giudicarlo. E se si fosse sbagliata, se non fosse stato Metello, l'uomo che aveva visto trampolare giù per le scale e poi andarsene sfruttando il riparo che gli offrivano le diligenze. Certo, sul suo viso l'ipocrisia era stata sicura di leggere su quello di Ida, non la ritrovava. Piuttosto, gli disse. Dovrò picchiare fino a tardi col mazzuolo, non potrai dormire. Mi conosci ora? Quando ho preso sonno non mi svegliano nemmeno le cannonate. E aggiunse, e la fece sussultare. Nel caso darai fastidio agli inquilini. In quel momento Cesare chiamava dalla finestra. A bomba, disse Metello. Ersilia era al davanzale e l'ascoltava. Ida si scusa, disse il mosaicista.
Una mano al suo lavoro verrà a darla domattina. Stasera abbiamo deciso di andare al caffè delle colonnine. Ida, ora di là a vestirsi. Venite con noi? Ci tenete compagnia? Ersilia declinò l'invito. Ho fatto bene? Chiese Ametello. Mi sparecchiava la tavola. Ci lasciò sopra il fiasco con un bicchiere. Non bene, benone, egli disse. Stava accendendo una cicca di sigaro. Si abbrustoliva i baffi suo malgrado. Ecco, per un attimo lei sorrise. Già che c'eri, potevi farmi chiudere in bellezza, egli disse. Ersilia mise la mano nella tasca del grembiule e ne cavò due mezzi toscani. Metello le accarezzò la mano con cui glieli porgeva. Le hai provati, se tira non ci hai soffiato? Sì, e mi è rimasto un bruscolo in gola per mezz'ora. Riordinata la cucina, ella si sedé davanti al ciocco e incominciò il suo lavoro. Lui aveva ripreso il suo ciclo di critica sociale. Questo Turati, esclamò, è un grand'uomo, ma scrive troppo complicato. Si versò un altro mezzo bicchiere e scostò il fiasco. Toglimelo davanti, disse, se vuoi che basti anche per domani. Poi, quando vieni a letto? Le chiese. Stasera non c'è nemmeno il bambino. E lei, inspiegabilmente anche per se stessa, non provò ripugnanza a quelle parole, ma dalla commozione piuttosto, il suo solito pudore. Vai a letto, vai, gli disse. Ci aspettano tanti giorni senza il bambino. E siccome Metello rimaneva sulla soglia della camera perché non le si avvicinasse e battendo il mazzuolo sullo stampino, e poi aggiunse stasera non sarebbe possibile in ogni caso. Lo guardava con la coda dell'occhio. Egli si passò l'indice della destra sotto il naso, ma non le si avvicinò, non si dimostrò incredulo, soltanto le sorrise e le dette la buonanotte. Ella restò alzata fino a tardi, picchiando col mazzuolo sugli stampini, accumulando le sue foglie di pappavo di tutti i colori e proibendosi di pensare. Sulla strada si spensero le voci e il suono dei mandolini. Nitrivano i cavalli dentro la rimessa. I colpi del mazzuolo ebbero un eco sempre più forte, ma non furono i lombardi a reclamare, bensì qualcuno delle finestre di rimpetto. Non sarebbe l'ora di smetterla, no? Chissà perché ebbe un tuffo al cuore e si spaventò. Metello dormiva del suo sonno greve. Lei si coricò al buio, rimanendogli apposta distante, tutta sulla sua porzione di letto che solitamente dove solitamente riposava il bambino. Fu la sua volta di vegliare fino all'alba. Sentiva il respiro di Metello e la sua presenza sotto il lenzuolo, e malgrado l'allucinazione che la notte porta alle menti eccitate, non ancora ella chiamava in causa il marito. Nessun risentimento la muoveva contro di lui. Già, fin dal primo momento ella non aveva dubitato che tutta la responsabilità non fosse di Ida. Lei l'aveva tentato, lei gli si era offerta. Lei. E quando? Da quanto durava? Ma nemmeno questo le premeva conoscere, piuttosto si chiedeva come fare per la loro relazione, se davvero era diventata tale, se finisse, come comportarsi, affrontare Metello. No, egli aveva oltretutto altre cose a cui pensare e non poteva innervosirlo con una scenata di gelosia, come se malgrado il suo da fare. Il suo impegno nello sciopero egli non avesse trovato il tempo da dedicare al suo adulterio e per rifugiarsi in sua assenza tra le braccia della bella Edina. In definitiva, non era da Metello che si sentiva tradita. Questa, che un giorno egli avrebbe potuto tradirla, era una circostanza su cui non aveva mai abbastanza riflettuto, ma che dal momento che si dava rientrava nella logica delle cose. Un uomo, la sua donna, già tradita 10 o 100 volte il giorno in cui la sposa. Una donna sa che il suo uomo non sarà mai completamente suo perché è stato di altre prima di essere suo. Il passato non conta, è un modo di dire, lo si dimentica o lo si ignora, ma una cosa che è successa non la si cancella mai. Del resto, Metello stesso le aveva parlato di Viola, di Ilse, delle ragazze che aveva avuto a Napoli quando vi era stato militare e di una figlia di pescatori con cui aveva scherzato al domicilio coatto. Le avesse detto tutta intera la verità o no, c'erano state altre donne nella sua vita, forse meno di quante egli avrebbe voluto lasciar capire, dal momento che prima di conoscerla, anche il suo lontano incontro con Annita lo considerava un'avventura. Non c'era niente di male. E di tutti gli uomini.
Ella si ripeteva.